Salve mister, siamo qui al termine di una splendida partita che aveva visto la squadra andare sotto di 3-1 per poi vincere 4-3 grazie alla tripletta di Bianchi. Sì, lo spirito è stato quello corretto, la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva da mettere, cercando di essere sempre attenta e determinata in tutte le situazioni. Sono partite che può capitare di prendere gol, ma non bisogna demoralizzarsi, bisogna continuare a lavorare, perché poi basta un episodio per le partite, per rimetterle in piedi. Siamo stati bravi, siamo andati a cercarcelo, a 20 minuti alla fine siamo riusciti a trovare il 3-2 e da lì credo che sia cambiata completamente la partita. Una partita tra l'altro tra le migliori, tra il secondo miglior attacco del campionato e la miglior difesa. Sì, assolutamente, noi gira un po' le scatole, dà un po' fastidio aver subito 3 gol. Perché comunque almeno 2 dei 3 gol sono viziati da errori nostri che avremmo potuto evitare con un po' più di attenzione, però loro è una squadra che ha talmente tanto valore che ci sta che in alcuni momenti della gara ti possa mettere in difficoltà e far loro la partita. Noi siamo stati bravi a aspettare il nostro momento, a reagire ogni volta che ne abbiamo avuto l'opportunità, cercando di tenere il pallino del gioco in mano noi per poi creargli dei problemi, e così è stato. Oltre a Bianchi, come detto, autore della tripletta, la vittoria, io azzarderei a dire che tra i migliori possiamo mettere Callon. Condivide questa affermazione? No, io guarda, sono sempre un po' restio a parlare dei singoli, no? A livello individuale. Io dico a loro che se loro mettono le loro capacità, le loro qualità al servizio della squadra, perciò all'interno del collettivo, anche le loro individuali, anche le loro capacità vengono fuori, vengono anzi valorizzate ancora di più, e questo devono fare. Ci sono momenti della partita dove Callon sembra che abbia una marcia in più, altri momenti della partita dove magari ce l'ha Moro, dove in altri momenti della gara ce l'ha Zennaro. Insomma, è una squadra che è basata sul mutuo soccorso, nel senso che tutti sono a disposizione dei compagni per dare una mano nel momento di difficoltà e sfruttare invece i momenti favorevoli. Cosa mi puoi dire di Masini, uscito anzitempo dal campo? Ma niente, una botta che fa male sul muscolo, la classica vecchietta, adesso valuteremo nei prossimi giorni. Vi presentate a Roma come secondi, si aspettava inizio campionato questa posizione? Ma guarda, non sarei bugiardo se dicessi di sì, ma sarei bugiardo se dicessi che non speravamo in un inizio di stagione buono. Si lavora tutte le settimane per questo, per arrivare alle partite preparati e giocarci le nostre chance contro chiunque. E invece, per concludere, come si presenta la squadra a Roma? Come ti dicevo, con ovviamente serena, perché ha fatto inizio del campionato buono, ma non bisogna cullarsi di quello che abbiamo fatto, se no è il principio della fine, l'inizio della fine. Noi dobbiamo arrivare al campo ogni settimana, cercare di profondere tutte le energie che abbiamo per migliorarci, per allenarci bene, in modo da arrivare alla gara del sabato, della domenica, contro chiunque, e avere l'opportunità, la possibilità di giocarci le nostre chance, senza temere nessuno. Rispettiamo tutti, non temiamo nessuno. Ci saranno delle squadre che ci daranno fastidio e ci batteranno, come anche logico che sia, perché squadre imbattibili non ce n'è. Andiamo a giocare contro una delle squadre più forti del campionato, però insomma cerchiamo di fare la nostra gara.